shout down the dance like. Me rock down the dance like. Io Paola ciao, quella che si tocca i capelli in continuazione e soprattutto è un video, avrete visto prima di questo forse l'haul del Money Slave e poi gli rispondo a tutto, o forse questo e poi rispondo a tutto, sapete che non lo so. Beh, comunque adesso girerò questo che sto per girare, nella quale parlo e poi risponderò a un tag in cui sono stata taggata dalla Cristina stupenda meravigliosa. Quindi, allora, questo titolo, che schifo. Sostanzialmente io non so se metterò ancora il titolo che schifo, ma sicuramente sarà un titolo nella quale si potrà capire che io sono abbastanza schifata. Allora, ho messo giù 1, 2, 3, 4, 5 punti di cui volevo parlare con voi, per il semplice fatto che sono molto infastidita da questi fatti. Io non mi infastidisco quasi di nulla, quindi fondamentalmente sono cose anche futili, perché cioè al giorno d'oggi ci sono cose molto più gravi per il quale innervosirsi, però volevo parlarne con voi. Allora, aspettate che con il mio bicchiere pubblicità occulta di Martini è solo il bicchiere di Martini, è acqua naturale, è acqua gasata. Allora, mi è stato riferito da uno schiavo che ha lasciato un commento sotto un mio video con la sua mail e una simpatica persona ha ben pensato di scrivergli e spacciarsi per me in tal modo che questo pensava di essere, di avere comunque un rapporto con me, e non è stato così. Quindi non è la prima volta che fanno una cosa del genere, nel senso che mi hanno fatto dei profili fake, me l'hanno fatto su Badoo, me l'hanno fatto su Facebook, me l'hanno fatto, cioè mi hanno fatto delle pagine, eccetera. Quindi fondamentalmente questa è una cosa che mi dà un po' fastidio, ma non perché io sono chissà chi e quindi non me lo dovete fare, cioè non sono intoccabile, ok. Però comunque sia una cosa che non si fa. Cioè, fondamentalmente, se tu vuoi uno schiavo, non andare a fottere quelli degli altri, perché comunque non si fa. Ma neanche il profilo, ma neanche la persona. Cioè, proprio non si fa, una cosa che mi dà fastidio. Poi vabbè, ci sarà sempre il mondo, perché questo è il prezzo da pagare per la notorietà. Quindi, un'altra cosa che mi dà un po' fastidio è che molti di voi sono convinti che se sono gabber divento amica di Paola ciao. No, non avete capito un cazzo. Anzi, mi innervosisco soprattutto se vedo che qualcuno cerca di fare il gabber, ma mi accorgo che non lo è dal momento in cui fondamentalmente di hardcore, gabber e tutto quello che ne può derivare di quel mondo non ne sa nulla e vuole solo parlare di questa cosa per cercare una connessione con me. Quindi fondamentalmente, ragazzi, cioè, siate voi stessi e parlatemi tranquillamente che io rispondo a tutti, o almeno ci provo. 3. Allora, questo è rivolto a molti youtuber, perché mi mettono l'ansia, cioè, fanno dei video che mi mettono l'ansia, nel senso che parlano... Allora, io ho comprato questa cosa, questa palette per fare un trucco, cioè mi mettono un'ansia che voi non potete capire, proprio quelle cose brutte che racconta, le cose che magari potrebbero essere anche divertenti ma te le raccontano e te le fanno svogliare, perché proprio ciao a tutte ragazze, bevo un po' d'acqua perché è molto salutare. Anche voi beviamo insieme, cioè è proprio una cosa che veramente, raga, cioè minchia, loser veramente. E quindi questa è una cosa che mi dà fastidissimo, perché mi risultano anche persone non spontanee, e da questo deriva l'altro punto, il successivo. Continuo a toccarmi i capelli perché non avendoli piastrati non me li sento belli attaccati alla testa, me li sento tutti svoleggenti, non mi piacciono. E scusate se continuo a toccarmi i capelli, dà fastidio anche a me, continuo a toccarmeli, ma non sono come li voglio io e quindi non so cosa fare. Vabbè, recitare nei video, cioè allora
Recitare nei video l'ho fatto anch'io. Nel video vi presento il mio fidanzato e quel tipo di recita lì, nel senso che proprio fare una scenetta ci sta. Ma dico tipo, mi viene in mente adesso uno degli ultimi video che ho visto dove la diva del tubo, non ho niente contro la diva del tubo, fa così. Il karma sta girando contro di me. Mi sono proprio accorta che il karma mi sta. Si sta ritorcendo contro tutto ciò che faccio. Nel senso che ho fatto delle azioni cattive in passato e ora il karma mi vuole male. Avete ragione. E quindi ho deciso che lo mando a fanculo. Cosa cazzo fai? Cosa cazzo fai? Cioè, minchia, mi innervosisco. Allora, io dico. Non per la diva del tubo, perché alla fine lei c'ha il suo ruolo, brava, sì, ok, fatti i soldi, va bene, non mi interessa. Era solo un esempio per farvi capire il genere di azione che intendo io. Che quella è il meno, cioè, quella lì della diva del tubo è il meno, ce ne sono molto, 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 molto di peggiori, dove fingono di essere vostre amiche. Cioè, non so se me ne rendete conto, ragazze. Però, cioè, non mi piacciono le persone così. Perché non sono se stesse, se comunque una persona, se ci passi del tempo insieme ti accorgi com'è, cioè anche solo andare fuori a bere qualcosa, eccetera, cazzo, parla, fa qualcosa, no? Nei video è come se si ingessano. No! Cioè, figa, che fastidio, queste cose mi danno fastidio brutto. E come ultimo punto, sempre nell'ambito di YouTube che mi dà fastidio, vero? Oh, ma ce la fate ad aprirvi un cazzo di canale e crescere da sole? No, devono andare sotto tutti i cazzo di video a chiedere elemosina di iscritti. Passate, passate, passate per favore, iscrivetevi. Ma basta! Basta! Cioè, ma chi ti caga? Se non si iscrive nessuno, evidentemente sei tu che fai schifo. Cioè, che sei antipatico, sei poco interessante, non dici cose piacevoli, hai una parlantina fastidiosa e di conseguenza nessuno ti segue. Cioè, fate una ragione. No, mi dà fastidio. Cioè, quando lo fanno sotto i miei video, vi giuro, o se mi prende come spam, io non lo accetto come commento. Perché io personalmente, Paola, ciao, queste cose non le ho mai fatte e mai le farò. Perché io i miei iscritti che ho li ho guadagnati. Cioè, guadagnati tra virgolette, nel senso che io me li sono trovati. Loro sono avvicinati a me per quello che sono, punto. Non perché sono andata in giro a dire guardate il mio canale. Cioè, se commento sotto il video di qualcuno, molto probabilmente è per dire qualcosa inerente al video. E voi direte, ma hai fatto le collaborazioni con Camilla Milanesi Candy Cat? Noi abbiamo fatto la collaborazione perché tra noi si è formato un rapporto anche di amicizia bello. E quindi abbiamo deciso di collaborare tutti insieme, ma non collaboriamo così Paola cresce, cioè in culo. Quindi, boh, io proprio non ho parole. Cioè, non ho parole di sta gente. E non ho. Cioè, ci sono troppe cose che mi danno fastidio, raga. Stasera sono andata da Ila. E adesso ci sono. Però volevo fare il video tag. Quindi adesso chiederò alla Cristina, glielo chiediamo insieme. Le domande del tag che dove mi ha taggato. No, glielo chiedo solo. Ciao ciao, mi rivedrete uguale da adesso in un altro video.